Ok, bello a tutti ragazzi, sono Archisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3. Ok, quindi continuo. Tengo le cuffie un po' più basse del solito perché sennò... Ah, wow, proprio così si parte con alcuni giorni dopo. Va bene, ok. Dove sono? Cioè, anziché posto è questo? Io non ci sono neanche, fantastico. Escluso dalla storia. Cos'è QG Nazionale Wasa? Quartier Generale Wasa. Quartier Generale Nazionale Wasa. Wow. La stella cadente, nota come Meteora G, è appena aumentata la sua velocità. Sì, signore, ha inoltre modificato la sua rotta verso la Terra. Adesso c'è il 67% di probabilità che la colpisca. Wow. Meglio di no. Capo, riguardo all'incidente del Wizard fuori controllo di ieri a The Corrige. A quanto pare, durante l'incidente è stato rilevato dal Crimson. Interessante. Siete riusciti a prelevarne dei campioni? All'inizio della polizia satella non era rimasta alcuna traccia. Apparentemente qualcuno deve averlo preso. Ogni volta che capita un incidente con le onde M dove c'è il Crimson, le probabilità che la meteora G colpisca la Terra aumentano. È certo che la meteora G non è una stella, non è una comune stella cadente, ma sfortunatamente ancora non sappiamo di cosa è composta. D'ora in poi ogni rilevazione di Crimson sarà motivo d'allarme. Calmiamoci. Mentre parliamo, il quartier generale di Netopia conduce gli altri quartier generali in una missione per alternare la rotta. Se avranno successo, alterare la rotta. Ah, fantastico. Cosa succede? Che cavolo sta succedendo? Capo, abbiamo un problema. Cosa c'è? Il quartier generale di Netopia, quello di Sharu, Netfrika e tutti gli altri quartieri generali primari della Wasa sono stati distrutti. Cosa? Starai scherzando? Tutti i quartieri generali che lavorano per alterare la rotta della meteora G? Sembra che nel tentativo di alterarne la rotta abbiano lanciato dei missili, purtroppo l'hanno mancata. E poi dalla meteora G è fluita una grande quantità di rumore che ha distrutto interamente le reti dei loro paesi. Quindi questo significa che non potranno assisterci con la meteora G. No, non posso. Riguardo ad Electopia, abbiamo troncato appena in tempo i collegamenti con i sistemi degli altri paesi. Non abbiamo subito alcun danno. Quindi siamo stati fortunati che ci trovavamo dall'altra parte del pianeta. Sembra che abbiamo appena ereditato la più importante delle missioni. Wow. Capo, vuol dire... Sì. Tenteremo di fermare la meteora G. Fia. Formate un team scientifico per l'analisi della massa. Passate al team i dati per avviare il ricalcolo della rotta. Fate una richiesta formale dalla polizia di satellite per incrementare la vigilanza. Sì, signore. Wow, proprio così qua. Ne ho passate tante in questi anni. Ma questa volta non potrebbe esserci nulla da fare, tranne che pregare. Oppure ci sono io sempre. Sinistro, destro, sinistro e destro. Cosa stai facendo? Come ti ho detto l'altro giorno, da troppo tempo sono fuori forma. Perciò mi sto allenando per essere pronto per la prossima missione. Pronto la prossima volta che ci saranno guai. Voglio assicurarmi di essere pronto all'azione. Fico. Ah, è importantissimo. Devo guardare la TV. Importantissimo. Cosa c'è di così importante nel guardare uno show TV? Recentemente Magnus è andato fuori controllo, giusto? E prima di lui quello Wizard dallo spiega me. Ultimamente mi interessa il perché sia successa una cosa simile agli Wizard. E pensi che quella scatola idiota ti dia delle risposte? Non ne sono certo, ma ho sentito che ci sarà uno speciale sui Wizard. Penso che potrebbe valere la pena dargli un'occhiata. Benvenuti al nostro speciale sugli Wizard e sul rumore. Stasera parleremo con un esperto di tecnologia M, il leggendario Maestro Shin. Il Maestro Shin c'era anche nel primo Mega Man, solo che non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere o no. Vabbè, dettagli. Leggendario Maestro Shin, la ringrazio per essere intervenuto. È fantastico, grazie per avermi invitato. Quindi lei conosce bene il rumore, non è così? Beh, trovo il rumore molto interessante, ci ho svolto tonnellate di ricerche. Potrebbe quasi definirmi un fanatico del rumore. Capisco, vuoi dirci qualcosa sui Wizard e sul rumore? Beh, inizierò con il chiarire l'argomento in questione. Per farla semplice, il rumore non è altro che un sottoprodotto del mondo della tecnologia M. Un po' come lo sono i gas di scarico per le auto. È il lato negativo di tutti i lati positivi derivanti dalla tecnologia M. Attualmente è il più grande e più arduo problema che l'umanità debba fronteggiare. Wow, che gran discorso. Anche se non sono certo di averci capito molto. Oh, davvero? Beh, ok, cercherò di spiegarmi meglio.
Qualsiasi dispositivo che utilizzi la tecnologia M emette costantemente del rumore. Gli Hunter, che ormai sono dispositivi d'uso comune, ne sono un esempio. Questo tra i virus, che sono la causa dei problemi dei nuclei programma. Capisco, quindi il rumore ci circonda sempre e non fa funzionare efficacemente i dispositivi. Ci hai preso! Purtroppo i nuovi Wizard rilasciati di recente... Si è scoperto che i nuovi Wizard emettono molto più rumore di qualsiasi altro tipo di dispositivo M. I Wizard emettono rumore. E questo è il prezzo che gli uomini devono pagare per la loro vita confortevole, eh? E se un Wizard va fuori controllo... Oh, viene messa una quantità considerevole di rumore. Cosa sono quelle? Quando ne verrà messa una notevole quantità di rumore formerà grandi ammassi. Ammassi di rumore. Quindi si cristallizzano? Proprio così. Una grande quantità di rumore diverrà un cristallo rosso. Questi cristalli vengono chiamati Crimson. Wow, è abbastanza interessante. Sono ancora ignoti i tipi di problemi causati dai Crimson, ma l'unità dovrebbe interessarsi a questo grande problema. Di sicuro gli Wizard sono creazioni meravigliose da odierna tecnologia. Tuttavia il fatto che generino Crimson ad alti livelli è assodato. L'unità deve affrontare questo problema con criterio ed al più presto possibile. Avete appena ascoltato il leggendario maestro Shin parlare del rumore. Grazie mille. Di niente. A seguire, una deliziosa e calda cronaca sul nuovo parco di divertimenti costruito appositamente per i ragazzi dalla recente Fondazione King. Oh, è ricomparso questo King! Crimson, eh? Non ho notato alcuno quando Magni si è impazzito. Non abbiamo appreso nulla sul perché gli Wizard vanno fuori controllo, vero? Geo, farei tardi a scuola! Oh cavolo, devo sbrigarmi. Purtroppo la musica si buga. Ok, ho una chiamata in corso. Ehi, ci sta chiamando Woody dal clan scientifico. Chissà cosa vuole. Sembra che la giornata inizia ad essere impegnativa. Meglio rispondere. Ehi Geo, scusa per averti chiamato così presto, ma c'era qualcosa che volevo dirti. Qualcosa che devi dirmi? Sì, ci siamo messi in contatto con quel razzo che abbiamo lanciato nello spazio tempo fa. Magnus in linea. Wow, è grandioso. Congratulazioni. Grazie. Oh, anche Magnus avrebbe qualcosa da dirti. Vero, sono io, Magnus. Wow, sto ricevendo una chiamata dallo spazio. Lo spazio è così vasto, è la forma più pura di piacere. Ringrazio Megaman per aver reso questo viaggio spaziale possibile. Lui è la mia gioia, lui è incredibile, lui è splendido. Mi servono gli occhiali da sole solo per guardare il suo splendore. Non vedo l'ora di poterlo rincontrare. Spero anch'io che tu possa rivederlo. Oh, vorrei ringraziare inoltre te e i tuoi amici per quello che avete fatto. La carta vigore più che mi avete dato funziona a meraviglia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Ah, mi ha dato un'abilità potenziante. Sì, beh, meglio che torni alla mia esplorazione spaziale. Quando tornerò sulla Terra, dovrò farmi una visita. Magnus chiude. Contiamo su di te, Magnus. Beh, Geo, meglio che torni al lavoro. Parlerò dopo con te. Ok, ciao. Grazie per la chiamata. Ragazzi, ho ricevuto un'abilità. Scommetto che questa cosa ci sarà utile. Equipaggiandola potrei potenziarmi. Per equipaggiare un'abilità, seleziona abilità nella schermata Mega Man. Puoi equipaggiare più di un'abilità alla volta, ma ricorda che non puoi equipaggiare abilità che richiedono più forza legami di quanto tu ne possegga. Quindi se ho molto forza legami potrei equipaggiare un sacco di abilità. Geo, stai parlando con qualcuno? Io stavo solo... quell'abilità che hai ricevuto. Forza, equipaggiala. Equipaggia. Perfetto. Cosa sta succedendo? Ah, Geo, buongiorno. Come vedi, il cancello della scuola è chiuso e non possiamo entrare. Il Wizard che sorveglia il cancello della scuola dice che non può aprirlo senza il permesso dell'insegnante incaricato del cancello. Non posso fare ciò che non posso fare. Dov'è l'insegnante che si occupa del cancello? A quanto pare non si trova qui. Ehi tu, che problema c'è ad aprire il cancello ai ragazzi? Oh, grande, un altro rumoroso marmocchio. Le regole sono regole. Se vuoi davvero che lo apra, allora datti una mossa, grossa palla di pelo blu. Covati! Ti faccio brattagli! Pianta, amica. Sempre il solito cerchio di guai, vero? Il Wizard fa solo il suo lavoro, non c'è molto che possiamo fare, oltre che scoprire dove l'insegnante ha detto al cancello e farcelo aprire da lui. Persino Pedia non ha altri suggerimenti. Non c'è altro da fare. E allora credo che io andrò a casa e mi farò una seconda colazione. L'insegnante ha detto al cancello non è lo stesso dell'albero. Sembra strano che sia in ritardo. Hai ragione, non sembra il tipo che arrivi in ritardo. Andrò a casa sua e vedrò cosa gli è successo. Forse ha qualche problema. Ad ogni modo, dov'è che abita esattamente? Abita nella stanza 202, lo stesso complesso in cui vivo anch'io. Se ti metti davanti al complesso ti comparirà un pop-up. Tocca il pop-up e digita il numero dell'appartamento per parlargli. Bene, andiamo via. Wow, è davvero malato. Sono Geo della classe quinta A. Il cancello principale della scuola è chiuso. Oh no, che ora si è fatta? Probabilmente dovrebbe riposare. Se la dà a me posso aprirlo io. Davvero, lo apprezzerei. Invierò la chiave sotto forma di pop-up al tuo hunter.
Giudici vecchiaia al cancello. Ti basterà metterti davanti al cancello e usare quel pop-up. Mi dispiace per tutti questi fastidi. Non importa. Beh, meglio che vada, spero che si riprenda presto. D'accordo, ritorniamo davanti a scuola. Ok, quindi... già usato la chiave cancello. Allora nonno, che c'è? Intendi farci passare o che altro? Andate, toglietevi dai piedi. L'onda reale che teneva chiuso il cancello è stata disattivata. Finalmente aperto. Beh, meglio entrare prima di arrivare tardi. Grazie. Gio, ci vediamo dentro. Ok ragazzi, ma interrompo qua. So che non ho fatto molto in questo episodio, ma purtroppo c'era più storia che tutto il resto. Quindi, per adesso, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Viva la fuga e che Dio la benedica. Che senso? Ma i pinguini! Tempo sempre per i sensibili, facciamo pulita! Banana Boy! Ah, sarebbe tipo l'Apple! No, aspetta, io vado a cercare così un banana Boy!